L'attività investigativa trae spunto da una intuizione da parte dei magistrati del gruppo specializzato di questa procura e della Guardia di Finanza, e cioè il fatto che nell'arco di meno di un anno vengono pronunciate tre sentenze dichiarative di fallimento che fanno riferimento ad uno stesso gruppo familiare, quello dei D'Arrigo. Queste sentenze dichiarative di fallimento vengono pronunciate tra il 2013, ottobre 2013 e l'ottobre del 2014. Partendo da lì si avvia un'attività di intercettazione, di captazione sia telefonica che telematica, che consente di comprendere come i professionisti che vengono nominati come difensori nelle procedure concorsuali, in particolare l'avvocato Leonardi, in realtà non è soltanto un soggetto che presta la propria attività di consulenza giuridica a queste ditte, ma è il vero e proprio regista di un'attività molto illecita, che è quella che consente a queste società in difficoltà economica per debiti contratti nei confronti dell'erario o di lavoratori o di fornitori di sottrarre alle procedure esecutive i loro beni. E come lo fanno? Attraverso la creazione, attraverso la fusione con società che operano in Gran Bretagna prima, in Croazia dopo, che assorbono per incorporazione le società italiane, in modo che queste si cancellano dei registri delle imprese delle società italiane e continuano ad operare formalmente in Gran Bretagna o in Croazia. Ma in realtà i beni che sottraggono alle procedure concorsuali rientrano in Italia, spesso attraverso lo schema dell'affitto di rami di azienda, e vengono quindi costituite in Italia altre società che continuano ad operare nello stesso settore con quei beni che sono stati sottratti, e così si va avanti, ovviamente godendo di questo particolare vantaggio rispetto alle imprese concorrenti, che è quello di non pagare i lavoratori nella misura dovuta, di non pagare l'erario, di non pagare i fornitori, così inquinando ovviamente e drogando il mercato imprenditoriale. Da un punto di vista formale, le procedure poste in essere dagli indagati erano corrette, e grazie soltanto a un'attività di intercettazioni telematiche, telefoniche e ambientate, svolta parallelamente poi al successivo esame documentale, ci ha consentito di disvelare quello che invece era il sistema illecito che adottavano gli indagati. La regia di Leonardi, se ci fermiamo alla nostra operazione, ha coinvolto inizialmente un gruppo societario e poi altre quattro società che oggi abbiamo sottoposto a sequestro in esecuzione del provvedimento della magistratura etnea. Ma lo stesso emerge anche in un'altra indagine svolta dai nostri colleghi di Torino, che l'hanno sottoposto a una misura cautelare per esattamente lo stesso tipo di schema illecito che lui era in grado di porre in essere. Il metodo lo esportava in tutte le parti d'Italia e anche all'estero, grazie alla expertise che avevano altri due indagati non catanesi, ma che hanno concorso nel sistema illecito, che avevano la possibilità di aprire in tempi relativamente brevi e con poco esborso di denaro delle società sia a Londra che in Croazia.